Buonasera ragazze, ben ritrovate sul mio canale. Sono sempre io, Gabriella, in arte Briga Bijou. Perché ci vediamo oggi? Perché ci sono delle novità, niente di particolare, però ci tenevo a condividerle con voi. Allora, di recente una mia amica, lei in realtà è romana ma vive a Napoli, Alessandria Laconi, mi ha, diciamo, chiacchierando, mi ha, come dire, convinto, non convinto, mi ha chiesto così, mi ha, come diciamo a Napoli, mi ha menato dentro ad entrare in un gruppo di cui lei è amministratrice insieme a Furiana 89 e non vorrei sbagliare i nomi, quindi mi concentro perché quando parlo, alla fine poi faccio un casino, quindi sto cercando di stare concentrata. Quindi mi ha chiesto, diciamo così, se mi faceva piacere entrare a far parte del suo gruppo. Io già faccio parte in realtà di questo gruppo, ma visto che mi ha visto attiva, ha detto: dai, vuoi fare l'amministratrice così colicola. In realtà io non faccio un granché perché il gruppo che si chiama Macramè, Perline e adesso Soutache l'hanno creato loro, io sono semplicemente una new entry e dovrei essere quella che, tra virgolette, dà un po' di dritte sul Soutache. Ovviamente per me è stata fantastica questa cosa perché, lo sapete, mi piace condividere e mi piace dare un aiuto, insegnare qualcosina nel mio piccolo, perché ovviamente non è che sono una insegnante di Soutache dalle grandissime targhette, così sono semplicemente io, Gabriella, sempre così in arte Briga Bijou. Ovviamente ho fatto dei corsi di Soutache, ho studiato tanto ed ho cucito tanto perché quella secondo me è alla base per imparare il Soutache fatto come lo dico io. E quindi oggi ci incontriamo perché vorrei fare un breve video. Lessons 1 o lesson 1. Cos'è il Soutache? E mostrarvi i materiali, così chi è nel gruppo di macramè che mi ha fatto una serie di domande possa vedere dal vivo di cosa stiamo parlando. Anche perché sul mio canale YouTube io personalmente non ho mai fatto questo tipo di video. Ogni tanto nei tutorial lo dico, però non l'ho mostrato proprio per bene. Quindi ripartiamo da zero, dicendo istruzioni principali, materiali per il Soutache e poi farò qualche tutorial base veramente. Quindi niente, ringrazio Furiana e Alessandria per l'opportunità. Alessandria l'ho chiamata, scusami, ringrazio loro due per l'opportunità. Spero di non creare problemi in questo gruppo. Di non destare, come dire, nessuna. A volte si innescano, no? Delle situazioni brutte. Io no, voglio veramente condividere in tutta serenità quello che faccio e quello che mi piace fare. E soprattutto voglio dire alle persone che non fanno il Soutache, ragazze, provateci. Io oggi ho indossato, indosso, l'ho fatto di proposito, il mio primissimo paio di orecchini a Soutache. Ve lo mostro da vicino perché è un obbrobrio. Cioè, nel senso che vabbè, piattine che salgono, piattine che scendono, dietro il retro orribile, però io veramente l'ho fatto con i materiali che avevo. Comprai una piattina in una merceria perché ero affascinata, no, da questo Soutache. Dissi: chissà se un giorno arriverò a certi livelli. Ovviamente oggi mi sento abbastanza, tra virgolette, sempre esperta di Soutache. Ovviamente io faccio uno stile mio perché il mio giro di amicizie, le persone che mi sono attorno sono persone abbastanza semplici. Qualcuna porta, indossa qualcosa di più elaborato, però io non mi spingo oltre certi moduli perché ovviamente poi resterebbero a me. Quindi sarebbe inutile, lo vedo controproducente. Quindi mi piace creare dei pezzi, un Soutache portabile da tutti. Quindi almeno fino a un certo livello potete seguirmi. Se poi aspirate a fare cose con la seta shibari, con non lo so, con tanto bead embroidery,
sarà difficile che vediate su questo canale un tutorial di quel genere. Io diciamo che mi limiterò a fare, ecco, dei moduli base. Questo, per esempio, è un modulino base che ho fatto tanti anni fa, sono i miei e resto comunque affezionata. Oppure il retro che ancora devo rivestire, ecco qui. Qualcosa di questo tipo, fatto con dei cabochon artigianali o così fatto con i miei cabochon. Ovviamente, ragazze, io dico sempre col soutache, questi che sono sempre miei, feci tempo fa un tutorial fotografico, col soutache veramente ci si può spaziare con la fantasia. Se andate, se digitate su Google soutache, vi uscirà un mondo. Ci sono delle creative bravissime che io adoro, tipo Aneta Valiux, ecco, sbagliamo i nomi, Aneta Valiux, Xilla Papp, mi dovete perdonare, se mi sentissero, secondo me, vabbè, però loro non mi conoscono, però voi lo sapete che sono così, quando voglio dire tante cose, faccio pasticci, ok. Quello che dovevo dire l'ho detto, se vi va iscrivetevi a questo canale Macramè, Perline e Soutache, c'è anche il macramè, ci sono le perline, ci sono delle persone tranquille che vogliono condividere quello che fanno e da oggi ci sono anche io sperando di poter dare una mano. Oggi quindi vi mostro Lesson 1. Cosa serve per il Soutache? Materiali. Restate connessi. Giro la camera. Ale, hai fatto un grande guaio. Prima di mostrarvi i materiali, mi sono dimenticata di dire una cosa. Molte mi chiedono, è una tecnica costosa? Quindi io rispondo, dipende a quali livelli lo si voglia fare. Cioè, se io lo voglio fare, ecco, piombo su questo canale, voglio provare a farmi un paio di orecchini a soutache, penso che i costi non siano irrisori, a meno che non siano esagerati, scusate, a meno che non si voglia, ecco, fare un orecchino, un ciondolo di quelli particolarissimi, con elementi in pietra, con delle madreperle particolari, con la seta, con le catene strass, con gli Swarovski. Allora, dipende tutto da come uno lo vuole fare. Un modulo base tipo questo necessita veramente di un paio di piattine di soutache, che ci sono quelle da 2,50 euro al metro, ma ci sono anche quelle buone da 1,20 euro a 1,30 euro. Quindi non necessariamente bisogna, per provare all'inizio, andare a acquistare il top, che sono, ce ne sono di varie tipologie, però per cominciare io vi dico, provate quelle di buona qualità, ma che non hanno un prezzo eccessivo. Poi servono dei cipollotti, delle perline e dei mezzi cristalli ed una parte centrale un po' più grande, che può essere o una pietra piatta, potrebbe essere un cabochon, potrebbe essere un rivoli, che se fosse Swarovski una coppia costerebbe intorno ai 2 euro. 2,50 euro, insomma, dipende dalle colorazioni. Quindi veramente non penso che se poi dici oggi mi metto questi orecchini mi sono costati 5 euro di materiali, 4 euro di materiali, però li ho fatti da me, ce li ho solo io. Non penso che sia questa spesa, perché poi l'ultra suede che dopo poi vi spiegherò a cosa serve, e per rifinire il retro io utilizzo l'Esistif Staff, la Beading Foundation, e compri un foglietto, ma ti dura per tanto tempo per fare tante coppie di orecchini o fare più ciondoli. Quindi non è che tu dici ho speso 5 euro, 3 euro, faccio un orecchino. No, quindi secondo me io mi sento di dire, se poi pensate di fare un bijou al soutache e spendere 1 euro, no, non spenderete 1 euro, tanto vale che li fate di carta, cioè nel senso che vi fate qualcosa di carta, ma neanche con le perline o col macramè spendereste tra virgolette 1 euro, perché comunque dovete acquistare la bobina o dovete comprare la bustina di più colori di perline. Quindi, raffrontata ad altre tecniche, secondo me non è cara. Poi
Poi dipende dai livelli. A un livello base, tipo io questo orecchino, cioè ho comprai 1 metro di questa piattina moschissima in una merceria che mi costò boh, forse 60 centesimi, 50 centesimi, non mi ricordo. Avevo praticamente queste pietre sprecate, questo è un quarzo fumé, questo è un, non mi viene il nome di questa pietra, suggerimenti, suggerimenti, angelite, questo è un cristallo e questo è uno strassetto che ho incollato. Dietro ci avevo messo l'alcantara, praticamente questi li avevo in casa, io ho speso 60 centesimi. Ecco, e mi sono fatta passare lo sfizio. Ecco perché vi dico, sui costi è tutto molto relativo. Mamma mia, quanto parlo. Altra cosa, difficoltà. La difficoltà non è una tecnica, sicuramente non è semplicissima, ma secondo me non è neanche complicata. Basta avere il giusto approccio. Non pensate di poter iniziare facendo un modulo elaborato. Perché vi smontate e non andate più avanti, perché vedete che vi va storto, che non è lineare, che le piattine salgono e scendono. Quindi veramente l'ideale per imparare il soutage è cominciare dai moduli base, e poi andare avanti piano piano, perché si comincia tutto dal modulo base. Esercitatevi tantissimo a fare i moduli base, una volta mettendo un rivoli, una volta provate con un cabochon, un'altra volta provate con una pietra ovale e anziché mettere dei cipollotti provate con le perline. Cioè, dovete provare, anche perché provando, osservate, vi renderete conto degli errori e non li ripeterete. Basta, ho parlato troppo. Quindi, soutache non è né secondo me a livello creativo ed amatoriale dispendioso e né tantomeno tanto difficile. Quindi passiamo questa volta davvero ai materiali. Ovviamente la prima cosa che ci servirà sono le piattine di soutache. Cosa sono le piattine di soutache? Sono semplicemente questi cordini trecciati con cui ci si cuce e ci si possono creare dei fantastici bijou. Io per lo più creo, come si sarà notato, questi li devo terminare, creo per lo più orecchini, perché è la mia passione. Qual è la primissima cosa che ci serve per realizzare dei bijou, delle spille, degli accessori al soutache sono le piattine di soutache, che sono queste, sono praticamente dei cordoncini che hanno una sorta di trecciatura. Ovviamente sul mercato ne esistono di tantissime tipologie, di tantissime qualità, di tantissimi spessori e di tantissime larghezze. Andiamo a vedere di cosa sto parlando. Quando parlo di larghezza, intendo realmente la larghezza, che è questa. Il soutache va da una larghezza di 2,5 mm, che è questa, ad una di 3,5-4. Questa penso sia 4, ora così dalla camera penso che sia 4. Quindi la prima differenza sostanziale tra il soutache è questa, la larghezza. Io vi consiglio all'inizio, per chi ha le prime armi, di non utilizzare quelle di 2,5 mm, ma di cominciare da quelle dai 3 ai 4. Sono più pratiche e più comode da utilizzare per chi è principiante. Io personalmente utilizzo anche queste, ma dopo aver fatto un po' di esperienza. Secondo fattore delle fatture del soutache delle piattine, lo spessore. Abbiamo parlato della larghezza, lo spessore invece è questo. Ve ne metto sempre tre a confronto per farvi capire che ognuna ha uno spessore diverso. Come vedrete, la prima è sottilissima, veramente sottile.
la seconda è un po' più spessa, questa senape ancora di più. Li metto a confronto una sottilissima con una spessissima. Eccole qui. Vedete? C'è una grandissima differenza. Penso sia percepibile, è una grandissima differenza. Quindi anche quando andiamo a creare un modulo, valutiamo bene anche gli spessori delle piattine. Io vi consiglio sempre quelle più spesse anche in questo caso perché ci facilitano la lavorazione. Poi, cos'altro dire delle piattine? Che ne esistono di varie finiture, esistono quelle metalliche, quelle color che sono, diciamo, le basiche. Quelle effetto cotton, quelle proprio lurex, ne esistono effetto ginsato, che ora vi vado ad aprire e ve le mostro. Ne esistono veramente una, insomma, ecco qua, questo effetto ginsato, ne esistono veramente una quantità infinita. E ne continuano ad uscire di nuove. Ci sono quelle shabby. Nella fattispecie, comunque, si distinguono poi anche in quelle lucide ed in quelle opache, che hanno finiture diverse. Questo ovviamente capirete che è ovviamente una tipologia lucida, e poi ci sono quelle invece che sono più opache, che adesso non ne trovo neanche una. Eccola qua. Questa, per esempio, è opaca, questa è lucida. Le vedete, no? Quindi penso di avervi fatto vedere una stragrande. Guardate cosa ho combinato. Questo è per farvi capire che esistono tante tipologie di soutache. Ma la cosa più importante da comprendere del soutache, scherzi a parte, è che hanno comunque una tramatura e attraverso questa trama noi dobbiamo capire, quando montiamo un orecchino, di mettere tutte le piattine nello stesso verso e tutte le piattine dal dritto. Cominciamo con stabilire qual è il dritto e qual è il rovescio. Allora, come vedete, ci provo, vedete che la piattina forma come una V, c'è come una treccia, la vedete, no? È in questo senso, la V è in questo senso, mani orribili. Quindi la prima cosa da fare quando vi ritrovate davanti una piattina è individuare la V. Ecco, forse in questa shabby si nota di più. Quindi se la V va verso il basso in questo modo, allora il vostro dritto sarà questo a destra. Quindi la V è in questo senso, questo sarà il vostro dritto e questo sarà il rovescio. Ve lo faccio vedere piegato. Guardate il rovescio, quante ziglinature ha. Lo vedete? E invece guardate il dritto, il tessuto è molto più liscio. Quindi rovescio, dritto. Ovviamente in questa tipologia si noterà molto di meno, però se voi accostate durante il lavoro dritto e rovescio due piattine, alla fine si vedrà una tramatura che andrà verso il basso e l'altra che andrà verso l'alto, scusatemi. Quindi fate molta attenzione in ogni caso. Quindi, prima cosa, dritto e rovescio. Penso di essere stata chiara. Osservate la V. Osservate la V. La V va verso il basso, quindi a sinistra avrete il dritto e a destra avrete il rovescio. Dopodiché il verso delle piattine.
ve lo mostro con questa piattina Shabby perché si vede meglio. Dovete ora posizionare le V tutte nello stesso verso. Quindi questa va verso il basso, questa vedete che questa va verso destra e questa va verso sinistra. Quindi prima di iniziare un lavoro dovete posizionarle così. Ecco qui. Come vedrete, la V va tutta verso destra. Quindi le posizionate in questo modo. La V va verso il basso, quindi questo sarà il vostro dritto del lavoro. Sarà quello che si dovrà vedere. Spero di essere stata chiara, se no lo spiegherò ulteriormente. Quindi, prima cosa, le piattine, ne abbiamo parlato abbondantemente. Dopodiché, cosa servirà? Dimenticavo una cosa molto importante, la consistenza delle piattine. Ci sono piattine sul mercato, in genere quelle più economiche, sono più morbide. Quelle invece di una buona qualità come queste, come vedete, sono rigide e quindi tengono sicuramente di più la forma. Quindi anche questa cosa, quando acquistate le piattine, va valutata. Poi eventualmente in un secondo video vi dirò le varie piattine che ho testato e che funzionano e che hanno una giusta consistenza per il soutache con cui io mi trovo, ecco. Hanno ovviamente dei cabochon. Cosa si intende per cabochon? I cabochon potranno essere in pietra, in paste polimeriche. Questi sono di Cabochon Mania, stupendi. Questi sono di Manipolarte Bijou. I cabochon sono degli elementi, in questo caso in pietra, in questo caso in paste polimeriche, con il retro piatto, che facilitano molto di più il lavoro rispetto a che se si utilizzano dei rivoli oppure dei cristalli che non hanno una base piatta. Quindi cabochon che sono di questa tipologia. Poi ci sono i rivoli che potete sempre utilizzare nelle vostre lavorazioni, rivoli che possono essere anche degli ovali, che possono essere dei semplici rivoli. Nel soutache si possono usare anche i cubetti, ma più per decorare, direi io, che per incastonare. Cos'altro ci si può incastonare? Delle pietre che siano piatte, abbastanza schiacciate, perché altrimenti, se sono molto spesse, non vanno d'accordo con le piattine. Invece, quando sono piatte così ed hanno il foro, facilitano anche perché hanno dei punti di appoggio, dei fori in cui entrare con l'ago e il filo, che quindi ci facilitano la lavorazione. Quindi su questo veramente si possono utilizzare i bottoni, cioè veramente ci si può spaziare tantissimo. Quindi bottoni, strass, pietre, perline, sono tutte cose che col soutache si possono utilizzare. Cos'altro serve per il soutache? Catene a strass, perché ci sono, ovviamente qui vi mostro questo orecchino perché ce l'ho qui a portata di mano, dove io qui ho inserito delle perline, però si possono utilizzare anche delle catene a strass. Ne esistono di tante tipologie, colori, varietà, finiture, finitura oro, finitura acciaio, rodio. Cioè, veramente, ragazze, ce ne sono di preziose e di meno preziose. Ci sono anche quelle della Swarovski. Quindi anche voi, sta a voi poi, ecco, torniamo al discorso di prima, quanto realmente volete spendere. Dimenticavo anche le piastrelline in fimo per fare quei bijou tipo effetto pietra lavica. Poi, ovviamente, cosa servirà? Serviranno filo ed aghi. Io, in base alla mia esperienza, suggerisco aghi della Tulip. Io mi ci trovo benissimo. E sono resistenti, sono abbastanza lunghetti e io mi trovo veramente molto molto bene. Come filo, ragazze, o si può utilizzare il filo di nylon semplicissimo,
quello tipo da pesca. Ora ve lo mostro, un attimo, non avevo tutto a portata di mano. Come filo si può utilizzare? Io per esempio questo l'ho acquistato in merceria, è 010, è un semplicissimo filo di nylon. Si può utilizzare anche il fireline, ma io non lo utilizzerei perché insomma, a parte il colore che ce ne sono solo un paio, ma poi è dispendioso, col sutace si cuce tanto. Però potete provare filati da 016, tipo quello della Caperlan, questi che ho preso da Decathlon. Però io mi sento di dirvi i miei preferiti, che sono i filati, questi della Miyuki, perché secondo me per il soutache sono ottimi. Sono sempre in nylon, sono colorati, però vi danno una facilità nel cucire, secondo me non pareggiabile a quelli di nylon. Quindi mi rendo conto che questi forse, ecco, costicchiano un po' di più. Però se decidete di cominciate con il filo di nylon con l'accortezza di non fare delle gugliate troppo lunghe, così non si attorciglia, e poi man mano, casomai, un rocchettino per volta acquistate quello della Miyuki. Io mi trovo benissimo e quindi lo dico, poi liberissime di acquistare quello che volete. Poi cos'altro serve? Abbiamo parlato ovviamente di tutti gli accessori che servono per creare orecchini, bijou, quindi basi per spille, basi per orecchini. Si possono utilizzare degli elementi per giocarci attorno. Bene, al momento non trovo nulla qui. Si possono utilizzare degli elementi tipo così, dei cerchietti per poi lavorarci attorno. Si possono utilizzare, come in questo caso, delle filigrane, cioè si può veramente spaziare con la fantasia. Poi ovviamente tantissimi elementi decorativi, quali fiorellini in tutte le salse, tessuti, cioè nel senso che si può abbinare fiorellini in tutte le salse. Io qui ho con me qualcuno di Jaska e quelli di Paola Boccardi, che secondo me sono favolosi entrambi. Quindi fiorellini, qui come vedete delle basi per spille, delle filigrane. Sto veramente aprendo il mio cassettino dei misteri. E poi cristalli, pietre, mezzi cristalli, cioè col soutache si può veramente spaziare alla grande. Cos'altro dirvi? Mancano solo due elementi importanti, a mio avviso. Uno è praticamente questo, il Lazy Stiff Stuff o la BD in Foundation, perché io senza di questi, ragazzi, a me facilita la vita mettere un pezzettino, come vedrete qui, di questa BD in Foundation e cucire e procedere con il lavoro anziché utilizzare la colla. Come vedrete anche qui c'è un pezzettino, quindi io che faccio pasticci utilizzo questo metodo, utilizzo la BD in Foundation. Però so benissimo che ci sono tantissimi video tutorial che utilizzano la colla e non utilizzano la BD in Foundation. Voi siete liberissime di fare come preferite. Io però, visto che vi sto dicendo come procedo io, come faccio io mi sento di dirvi di utilizzarlo. Non ve ne troverete pentite. Poi, mal che vada, quando cominciate a fare la mano, lo eliminate e andate di colla. Altra cosa necessaria, ovviamente, è l'ultra suede o la pelle o l'alcantara, che si utilizza per rivestire i retro. Io in passato ho utilizzato anche la pelle, come vedete questo è vecchissimo, qui ho utilizzato la pelle, però sinceramente
nel tempo reputo che l'Ultra Suite sia, secondo me, ottimo, veramente ottimo per i retro. Io mi trovo benissimo e non lo cambio, ma voi siete liberissime di utilizzare quello che volete, quello che avete, perché potessi avere, che ne so, uno scampolo di Ultra Suite in casa, di Alcantara. Provate, insomma, io stessa l'ho fatto. Ah, dimenticavo, qualcuna, altre creative, al posto dell'existing staff, mi trovo qui e lo dico, utilizzano anche le strisce depilatorie oppure la fliselina che si utilizza per il cucito creativo. Io non le ho utilizzate, quindi non saprei dirvi la resa, però se volete fare un esperimento potete provare. Io utilizzo questo, però ve la do come alternativa. Poi alla fine cosa serve? Ovviamente servirà la colla per cucire alla base gli elementi, i cabochon, e poi per rivestire il retro con l'ultra suede o con la pelle, che poi eventualmente il retro può anche essere cucito. Di quello poi ci vuole veramente ci vuole un video di un'ora solo per i retri. Queste sono le colle che utilizzo io. Mi trovo molto bene con l'Auslit, con la B7000 e non vorrei, ogni tanto mi confondo pure io quando faccio queste cose. Esiste anche la E6000 o la B6000, ora non mi ricordo, con cui mi trovo bene. Questa è comoda perché ha il beccuccio di precisione. Mi raccomando, ragazze, poca, perché non è che inalare questa colla faccia bene. Sicuramente questa è meglio, però io per il cabochon mi fido di questa. Molte creative utilizzano solo l'Asulit, io concordo, però ognuna poi alla fine ha il suo metodo. Quindi io vi dico quelle che utilizzo. Questa la utilizzo quando taglio le piattine e non le voglio far sfilacciare, perché si trova dal cinese, costa un ciuffolo, cioè un cavolo. E quindi la utilizzo. Penso di aver detto tutto, ovviamente poi tutto quello che serve per i montaggi ve l'ho detto. Se potete utilizzate materiali, perché comunque è una tecnica abbastanza laboriosa, ed utilizzare poi una monachella scadente oppure ecco dei chiodini pessimi che poi si scambiano. Quindi cercate, se proprio dovete fare un investimento, di comprare della minuteria buona, perché ve la ritroverete nel tempo. Questo è un consiglio che mi sento di darvi, specialmente poi se pensate di farne in futuro un'attività. Meglio poco e buono, anziché tanto ma scadente, perché poi quando la persona ritorna e dice mi si è scambiata la monachella o il perno, credetemi, è una cosa bruttissima, quindi io preferisco investire in questo. Cos'altro? Se riuscite a personalizzarvi i cabochon e farveli da voi, renderete ancora il vostro bijou al sutacio più particolare, unico ed irripetibile. E niente, ragazze, io penso di aver detto tutto, tutto, tutto. Ringrazio ancora le carissime Furiana e Alessandria, tra virgolette, per avermi accolto così calorosamente nel loro gruppo di macramè, perline e soutache. Spero di esservi stata utile ed un bacio. Se il video l'avete ritenuto interessante, mettete un pollice in su, condividete con le vostre amiche che hanno intenzione di cimentarsi nella fantastica tecnica del soutache e come sempre un bacio. Ciao! Video lunghissimo, ha messo a dura prova le mie corde vocali già abbastanza provate. Spero che il video vi torni utile. Se avete domande, non esitate, fatele pure sotto a questo video. E niente, spero che insomma, dalle video e dalle mie condivisioni si possa capire veramente, la passione e l'amore che ci metto in quello che faccio, perché veramente mi piace e lo faccio per puro spirito di condivisione, non perché io aspiri a diventare chissà chi, perché in ogni caso
cerco sempre di rimanere io, Gabriella. Niente, ringrazio, non so quante volte l'avrò ringraziate, poi vediamo come monterò il video. Comunque, grazie a Furiana ed Alessandria. Ancora con sta Alessandra. Alessandra. Ciao ragazzi. Un bacio.